Salutiamo Picciotti, salutiamo da Zenze del Limone che il mondo sconosce, siamo in diretta effettivamente morale dalla favola per salutare principalmente con il colpo e con la mente le persone che sono in diretta da Zenze del Limone. Un abbraccio, che va a toccare un po' d'ora. Ora cosa da fare? Ma da dire cosa da fare? Ecco, se gioca zamba di cade e va a sbattere sta qua. Ancora, o devo... Ascolta, andiamo a giocare a così, ascoltami. A così no, con domani se smenna. Vai. No, vai niente. Niente, giocate, pigliate il telefonino, tu che togliate la televisione. No, tu sei un maialino. Salutiamo, parliamo con lei tu però. A combattere che è nipote, fare un babysitter, un saluto, ma no, non vai in campagna, punta a vagliare e combattere con quante per comunità dai mamme. Chi? Vince! No, niente fa! Mica, se si conserva andare a diretta e mi rompete i sacchetti! Mia, sacchetto niega, non è sergino parolaccio! Era tuo quieto, dormiva! Oh, ti fa male lo stomaco a te? Ma... Oh, da fare il poeta, da bagna un geranente, ora qua la stessa cosa. Mi lavate di duco che duco è pericoloso. Volevate. Oddio. Facciamo una gabbia. Ma insomma, le mamme stanno quiete e la combattono qua. Salutavo Picciotto, salutavo. E qua c'è l'opera del popolo. Tenesse che farà a diretta. Per salutare la gente. Vedi come a fare. Ma che schifo. In campagna salutiamo Picciotto, scusate, salutiamo. Signor i miei nipoti sono pericolosi. Pericolosi. Salutiamo a tutti Picciotti. Davvero, purtroppo a me c'è una zapporda. Un abbraccio Picciotto, un abbraccio da Zenza e Lamone per salutare gli amici e grazie per quelli che tagliano i video. Pur essendo criticato e bastoneato, certe volte mi viene di piangere e di ridere e di rudere. Un abbraccio di cuore, ma io non faccio per malignità, io lo faccio per la buona educazione, colpo di sangue, mi viene... Devo tallavancare? Tallavancare ora? E vabbè, mi spotta pure tu, già che mi spotta la gente. Vieni, vieni, non pisciare. Come deve pisciare? Ti dice pipì, quale pisciare? No, mi scordo il pipì. Ma dimmi una cosa, l'italiano è pisciare? Come si dice pigliare un bagno? Deve andare... A pisciare. Come si dice? A pisciare. Si deve andare a fare la pipì. Ma è in italiano, è siciliano. Ah, parla siciliano tu. Allora sei ricompagnato. Buono, perché io potevo fare un film in diretta qua. Si dice, si deve in italiano, si deve parlare in italiano, deve andare a fare la pipì. Oh. È il maiale della tua gabbia. Allora Picciotti, qua salutiamo, qua c'è l'opera dei pupi. Un abbraccio, ciao Roberto, salutiamo. Ci sei Vincenzo, che ci sei nipote che il mondo sconosce. Ci vuole il sapone. Capote, ci vuole il sapone per tutti. Allora, ciao Roberto, salutiamo. Ciao Andrea Rottoballi. Salutiamo Picciotto, salutiamo da Zenza all'amore. Porca miseria. Giusto ora abbaiate. Ma allora eravamo giusti, eravamo corcati. E forza la diretta ha cominciato a fare l'opera. Vince! È gente che può non pensare! Oh, faccio un poco! Allora eravamo quieti! La cosa dall'altro mondo! Ma io eravamo addormentato che dormiva, faceva, mi pigliavo per festa, mi pigliavo! Pare che dormivamo! Cagnolino! Addormai a diretta per giovegliastavo! Ma cosa da pazzo? Dove sei il mio cannolone? Ai, Filippo, salutiamo dalla Francia. Ciao Marimo, Maurizio Mancione, Graziella, salutiamo. Concetta Chiavetta. Ciao Daniela Solare.
Picciotte, cacce. C'è di essere il senso, Paolina Gallo, salutiamo da Zenza del Lemore, da Villa Sara Randazza, sulle melanzane ha ragione, che si mettono alla mazzera, allora, sulle melanzane, ma che ne dico tante cavolate, ora regalo porco, ho regalato un porco che mangiava assai, picciotte, ho regalato un porco che a me dopo mi fanno pena, effettivamente, io arrivo, arrivo, il porco significa il maiale, che effettivamente mangiava, però non produceva, che dopo i carne morta non ne mangio, effettivamente. Un regalo che si dice, occhio con vede e cuore con dole. Carne morta. Allora, Anna Maria saluta Maurizio, mi stretta. Graziella, ciao Manzamuto. C'è di nascere pazze, c'è di nascere il senso. Morale dalla favola, c'è... Io ho qualche 28 nipote. Mi cercano tutte! Ma mi faccio resatare! Ti terrasse sta cosa in testa! Che cavolo va ne? Oh, però un po' di cose che hai gente! Oh! Ci sono gente! Posso capire? Oh! Sono morto! Ehi! Che t'ha sto operato ieri? Ma mica cos'è? Ma che mica sto operato? Ma che t'ha sto operato? Da che vergogna mi stato facendo provare? Che vergogna! Dai che fare, dai che fare. Dale, ora vi faccio fare malafoguna, te. Dale, dale che c'è, questa. Cazzo, dale a casa, capito no? Mi faccio fare male a favore, povera vita, certo, mangiando questa parte. Perciò io sono milanista, però rispetto tutte le cose. Parliamone chiaro. Un sogno, diciamo, milanista canito, sogno milanista tifoso. Ciao, io ho senso, capitano Martino, non è, ho senso. Già come si faccio concentrare tanto buono buono, quando che ci mettete proprio... Mi sento! Vince! Vince! Yeah. Ma che dove va? Cammina che sta pera. Ma... E lo fa mannare! Sono Dragon Ball! Allora, picciotte, un saluto a va! Come sta dicendo Osenzio? A scuola calcio non ci porta, e domani a pescare nemmeno, passano domani. No, la domenica non ci porta, manca l'altra domenica nemmeno cosa conta. No, scusa, è pantalona. E ti faccio vedere chi. A magari che hai raccato, manco ti porta, manca a pescare. No. Sì, è benissimo. No, scusa. Sì, non si capisce niente. Non si capisce niente. Capito? Allora. Invece stavo sconcentrando, avevo a fare un discorso, mi faccio stavo sconcentrando. Va bene, no? Allora, azzappare il bimbo in campagna. Ciao Felipe, vuoi azzappare? Venite a chiedere, azzappare. Bravo! Adesso venite a sapere che azzappare. No. Allora, picciotto, Filippo, salutiamo Stefano Caruso, Anna Maria Velana. Salutiamo a tutti Daniela DDR, Angelo Amato, ciao. Piano Faraci, salutiamo, come stai morendo? Pietro, muore ancora, ma no, manco te puoi vedere che viene. Sto morendo. Allora, ciao dalla Calabria, ciao Antonia, saluto tutti i calabresi. Allora, salutiamo Picciotti, Nimpa Pardinello, che c'è il senso, Picciotti, il senso. Daniela Fortuna, ciao. Orazio Cosentino, ciao Orazio. Da Collerame. Saluto, un abbraccio, saluto da Belpasso. Stefano Caruso, ciao. Antonia, ciao Patamia. Ciao dalla Calabria, ciao gli amici calabresi.
Un saluto calabrese come siciliano. Filippo Monaco, salutiamo Michele Barbuscia. Ciao Paola Tomasi, ciao, dalla Sardegna, numero uno. Allora, Ninfa Parrinello, ciao, salutiamo a tutti i picciotti. Anna, ciao Anna si sta ammazzando le rasate, io mi stai ammazzando che mi stai abbaleando. Allora, mi stai abbaleando, Margherita Bivarella, ciao dalla PR di Palermo, saluto Palermo. Antonia Ferro, colpo di sangue, maledetto. Vengo di porto manca a pescare, finisce. Filippo, ciao Filippo, mi facesto Salvatore Coniglio, ciao Alessandro Caruso, grazie, picciotti, grazie. Pietro Laumau, i messaggi però, io che a terza media sarà lì, i picciotti, guarda che correte, scrivetelo uno a uno, piano piano, ciao Daniela Lenco, salve, re dello Zen, saluti da Alcamo, Anna Maria Alcamo, salutiamo Alcamo. Allora, saluti da Enna, Mensa Villarosano, Fran, è un nome, Mensa Villarosano, Daniela, lei salutiamo, Rosa Cannavò, Pietro Lomanto, salutiamo, Daniela D'Agostino, Giuseppe Mastroianni, Salvo Caruso, Francesco Leonardi, cioè, casino originale, i video mi sono originali, so, mica io, vedete. Ecco, la gente non capisce niente, picciotti. Io volevo sentire a significare. Ciao Umberto, Alessandro, Stefano, Caruso. Allora, la gente non capisce. Io ho detto che la gioventù di oggi è perduta, in senso che se sollevavano sul servizio militare, usurdato, c'era più rispetto e più insegnamento per i genitori, per la famiglia. Oggi i carosi crescono tutti attronzati. Io ho voluto dire questo, ma mi hanno criticato perché chiedere questa parola, ma cosa da pazzi. Allora, perché quando tu andavi al servizio militare, che significava? Ti allontanavi, ti levava tu dai genitori, ti faceva tu un anno di sacrificio, lavare piatta, fare tutto autonomamente, diciamo tutto tu, eri lontano dalla famiglia che tu desideravi i genitori e c'era più rispetto. Ora tutti i carosi a colpa l'hanno le mamme e i genitori che consigliano i propri figli, perché i figli oggi crescono come e trunza dei cardona. Ehi! Dai, Franca! Dai! Mi! Il senso! Ma che ridi? Ma che ridi? Io piglio una scarpa, la tiro in testa. Vince. Ah. Io appena che mamma mi tagliava con lucchi, mi metteva a piangere. Caita lì, con lucchi si metteva a ridere. Mamma mi tagliava, mi spuntava nei rami, che piangeva solo. Questo è il rimprovero, ste carose, e si mettono a ridere. Perché sono menzogliate. Anna Maria Giangrande da Lecce, un saluto, ciao Roberto Ciopalo. Ci vuole un irbo ci vuole, un irbo. A cinta, Ioni, voi a cinta. Usate che facevano quando faceva la mossa. Allora, sai come faceva quando c'erano che detoste? A cinta, salevavano. E solo per dire la cinta si va ad accorcare, solo che tagliavano. Capito? Oh, e me prende in giro. Cosa da pazzi. Cosa? Oh, vince! Oh! Ma cosa da? Ora con una patata in culo vi mando a te spedisce da tua parte e a te da tua parte. Bello chiaro e tondo. Basta chiaro. Un po' di rispetto. Che parlo di rispetto e prende cose se trovate. Eravamo calmi, dormivamo. Da parte mi facete fare una mala figura, mi facete fare, porca miseria. Mi dia mala figura che mi state facendo fare.
Allora, scusate, Picciotto. Ai, ai. Mizzica. Il senso, pensa che se venissero tutti 28 nipoti e due se portiamo a moglie, capare, sogna a casa del ricovero, a casa fate bene fratelli. Travaglio in campagna, travaglio qua, travaglio a fare un bebè se tale tagliare. E i mamme, oh, i mamme stanno quiete. I nanni stanno, allora, come a fare? Come a fare? Aspetta il telefono, Diego, e ti mando niente. Ora telefono, telefono, tomate e ti faccio bene a pigliare. Mica, ci vuole un po' di cosa. Vince, a te mi soso. E ti faccio vedere io se mi soso. Posso lo so che dopo. Mi soso, che dicesse? Che dicesse? Mi soso e mi passito. Una cosa dell'altro mondo. Ah, Rosaria, ciao Rosaria. La voce mi fecero ieri. Allora, ciao da Monza, Silvana. A caccia senso, ma cosa da pazza. Deve nascere il senso, picciotto. Allora, chi ha detto che c'è la mamma colpa dei padri? Allora, da, se, non mi interessa. Effettivamente ho detto se il servizio militare serviva per a diventare un uomo mascolo. Mi porca miseria, allora ho detto che un uomo quando si sventava dalla mamma e genitore andando in militare effettivamente mi stavo scordando, so che cavolo hai a dire, ma vi rendete conto? Insomma, un uomo diventava mascolo in senso che effettivamente andando a militare unaviva tutti i coccoli dei genitori, che la mamma ci cucinava, la mamma ci pulizzava, ci lavava le robe. Il militare serviva, che il non militare le robe te lavava tu, cucinare faceva tutto, e ti facevano pulizzare i gabinetti, faceva tu. Ha già dei lavori senza che la mamma te le faceva. E così quando tu nascivi tu militare, già era un mascolo formato che ti potevi fare una famiglia veramente autonoma e rispetto generale. Questo voleva dire. Minchia, dopo mi facete la critica, non dico una cosa giusta. E già che io mi nasce il senso a combattere del cane, in campagna. È vero quando me ne vai in campagna è solita santità. Io ho detto pure che quando definite i vostri figli oggi come oggi e diventano tutte sprenate, io ho detto che oggi sono tutte lagnose, tutte non vogliono travagliare. Io effettivamente, pur sento che hai tanti nipoti, figli, tutti impegnati su a mangiare e bevere, siamo tutti che tutti a mangiare. Quando ci dico di chi a travagliare, mi dicono domani, passano domani, sono tutti una maniata di lagnose. Perché effettivamente i padri e amati ci donano i 10, 20, 30 euro, effettivamente, e così i carosi che stanno crescendo sono ammensigliati. Ora io effettivamente vedo con i miei occhi che... I figli se ne vanno sabato e stanno campanando domenica sera. Io sognera e 9:30 e 10:15, ma madre appena che mi campava 5 minuti di ritardo, solo che mi tagliava mi metteva a piangere. Quando mi guardava mia mamma, parlo, io stavo facendo pure la traduzione, parlo in siciliano e in italiano. Quando mia mamma mi guardava, effettivamente già mi pisciava, mi faceva la pipì addosso, insomma, mi faceva la pipì addosso, veramente. Ora invece, appena che io taleo un garoso, un mio nipote, mi ride dalla faccia, mi ride. Come a fare? Come fa? Ma cosa da pazzi? Ma cosa da pazzi? Cosa da pazzi? Cosa da pazzi? Non fai niente! Cosa da pazzi? Non fai niente!
Ciao Daniela Salvatore Ventura, ciao Gianni Scebone, che testatore hai? Vincenzo, che guai sogno. No, niente, ma che ti ridono, che fa? Dopo ti fanno pena. Ascolta, prima le legnate per davvero ne davano. Appena che sbagliava, mia mamma mai, veramente mai, mi ha chiesto una mano. Solo con... Diego, telefono a tua madre e ti faccio fare... Telefono a tua madre e ti mando niente. E tu fai così. Eppure tu, vince. Ma tu lo stai facendo veramente? Veramente. E detto che lo faccio veramente. Il senso, o senso mi dici, o senso. Allora, caccia, o se, ciao Antonino, Roberto Giovanni, Marco Marcino, ciao mia sorella Fina, come stai? Matteo Giabbone Cristo, ciao, saluto la picciola, c'è Denesce del segno, ciao Giuseppe De Calasciubetta, un amico, ciao a tutti, Valentino Lavanna, grandissimo amico mio, un abbraccio. Salutiamo, salutiamo Giuseppe Locascio, tutto a posto Simo. Stefano Caruso, sei unico al mondo. Se forramo chiossati, dice, vinte se sta massimo mondo. Guarda. Ci fossero, non dico esagerazione, 100 cristiani a tutto il mondo e un mondo per, a diventare tutto ricco. Allora, Giovanni Bruno, ciao. Salutiamo Gioacchino Spambinato dal Belgio, ciao grandissimo amico mio siciliano emigrante dal Belgio. Salutiamo, ciao dai io, qui è io Apacino, Fabrizio Bonadonna, ciao, salutiamo da Riese, saluto tutto il popolo riesano, saluto pure a tutti, tutta la Sicilia, Calabria, minchia Antonio Ferreri, quanta pronostico per il Napoli-Milan, pronostico. Michele Gentile, pronostico difficile. Sergio Palmisano, Sergio, saluto, grazie, saluto, ciao Liliana, grazie, saluti da Canicattì, Antonio e Vincenzo. Salutiamo Vincenzo Mutone, saluti. Stefano Caruso, sei tornato, grazie, grazie. Valentino Lavanna, un abbraccio. E che mi sta pregando Valentino? Chi è? Così, cose tendono. Ciao Valentino! Sabina, ciao Sabina, Palmesano, ciao. Saluti dalle New Jersey. Salutiamo picciotti, salutiamo veramente. Ma quando chiamate mi arrivano, quante telefonate. Però aspetta, mentre che io in pausa, vedi? Però guarda, davvero una buona educazione. Perché mi hanno. Cavo un faccio bene a noggio. Io quando faccio la diretta, fino a che vedo a questo momento in pausa, quando vado a fare un favore, che quando io cerco di salutare la gente, vado a fare i polete. Ma mica potete fare scapestrate. Morale alla favola, la gente che ne può sapere, da quando siete così. A tu fate i bravi e facete tutta la scena di Mario Merola, che è la scena dei napoletani, che fanno la finta. Diego, pure con te là, tu mi pare santo, mi pare un barreno, ma pare tu che ti carrete. Perché rete? E rete a ridere. E perché mi rete? C'è scritto Gioconto. Io sto parlando serio fino a qua. Allora, che io stai riprendendo la diretta che mi è arrivata la fonata. Allora, ti voglio dire effettivamente, oh, ma ascolta, no. Ma mi taliche da faccia. Mi dovete ascoltare. Io domani a diretta per salutare gli amici e ringraziare per quelle aprile, giugno, luglio, settembre, mi fa male, Vincenzo, non è vero, sì. No, basta. Mica. Arriva a diretta, vabbè, anche io. Ma baby. Ma sei fidanzato? Tu sei fidanzato?
Stefano Caruso, ciao, mi è arrivata una chiamata, Matteo Ciappone, di Castello salutando, e vado a stare muta, 10 minuti che dopo stacco. Posso dire una cosa? Francesco Porta, ciao, ciao, Ferruccio Antonino, saluti da Antonio e Vincenzo, vecchio, Porto Poletto. Carmela Lafertilla, ciao, buon pomeriggio da Vizzini Catania. Ciao Gianni Nasca da Vizzini, un saluto pure. Vincenzo Mulone, Carlo Ferrigno, il tuo grande fan e saluta. Stefano Caruso, ti seguo tutto, grazie. Gioacchino, oh. Stefano Caruso, Vincenzo Mulone, allora salutiamo Picciotto. Ferruccio Antonio, saluti da Canicattì, ciao Patrizio, Enzo Russo da Pietra Pezzetti, ciao Enzo, salutami, un bacio, salutiamo, Giuseppe Locascio, salutiamo, puoi rispondermi per prurito, allora ascoltami, tutti i messaggi che avete bisogno mi scrivete in privato, picciotto, cane che posso leggere. Salute da carica Giovanni, allora, tutti i problemi che avete di tisane, se uno ha qualche patologia, va, parliamone chiaro, però a seconda che patologia è, qualche cosa asaccio grazie a mio nonno. Se avete qualche patologia, qualche tisana di buona digestione, di diete, di mangiare, vi posso un po' aiutare, ma a livello personale. In privato posso dire qualcosa. Allora, complimenti, sei un grande. Allora, grazie, grazie Nicky, bravata, Mattia, ciao Mattia. Allora, Giuseppe, ciao, saluti da Carrapipi. Ciao Giuseppe. Giuseppe Greca, pazienza, dai ragazzi, sono... Sì, ma hanno stato poeti, veramente. Ora c'è Pigliacca, siccome io faccio questi social, faccio ridere, vedete, si divertono. Ma vedete so che ci pare. Paolo Sarravalle, ma quando si fa le cose serie si fanno le cose serie, quando c'è da salutare, quando c'è da scherzare. Lina Angela Petrotta, sei una grande amica, grazie Lina, un abbraccio. Graziella, ciao, Palmira Rosselli, buon pomeriggio, saluti da Messina a Leo Moram, Nicola Lucchese, ciao. Allora Graziella, ciao, ciao, Salvatore Vinci, ciao. Antonia Boscarino, ciao, l'albergio, complimenti, grazie all'informazione. Allora Picciotti, per quello io ho aiutato sempre, che di miso tutte cose gratis, ciao Filippo Marchese, Valeria, ciao Valeria Graziano, ciao Valeria, paesani mi ce ne assai, però che okay, messaggi, Elio mio cugino, ciao Elio mio cugino Elio, D'Urso, una salutiamo, Picciotti, Picchiddo Casaccio, Picchiddo che mi insegna, qualche tisana mi arrangia a farla, sempre falla con la cazzalora, mai in microonde, perché ci sono le onde magnetiche. Maurizio Lecata, ciao, Ferruccio Antonino, Forza Milan. Sempre Forza Milan! Allora, Franco Pero, Nicola Lucchese, Laura Purpura, ciao Laura, Filippo Marchese, Trapani, ciao Filippo. Allora, sii sincero e genuino, grazie Laura. Laura, ciao Laura, salutiamo. Valeria Santone, saluti da Palermo, salutiamo. Filippo, salta Napoli, salta Trapani, Trapani ci vede il carro, abbiamo cominciato. Ti piglia la mosca, ti vede, c'è la mosca cavadena. Quando i cavalli ci mettono la mosca cavadena, fanno come faccio quando caragliate. Pare che avete la mosca cavadena. Carmelo Di Liberto, Carmelo... Allora, complimenti alle tue tisane funzionano e la semplicità del tuo... No, ma io... Allora, Picciotto, c'è l'ironia, qua accetta, perché quando spiego il fattore delle tisane e dopo nasce la digestione, qualcuno si offende, ma vuole tagliata lei. Ci sono, io ho sa di 500 dediche veramente, che faccio in private, dopo c'è la storia, per fare l'ironia della piritologia, in senso che tu mangiando bene è come una macchina, quando cammina ci mette la benzina, la marmetta, lo tubo di scappamento e il fumo. È normale che tu mangi tutte cose genuine, digerisci con una tisana e dopo si dice che il Signore ne fece un pertoso, pigliettare un fetoso, che noi dobbiamo smarmettare come le macchine. Mangiando, più diciamo
ittiaria, diciamo in italiano il pirito, più a pancia tu stai bene della buona digestione. Non c'è niente di male e non c'è niente di vergognarsi di interrompere. Certo, io lo butto certe volte per scherzo, perché mi è stato richiesto, perché c'è l'ironia che uno si fa una risata, ma è normale che uno mangiando si va per tanto, in senso che non c'è vergogna di interrompere, va per l'amoricato. Dopo accetta e chiesto chi da me di mangiare sano e bevere bevere le tisane e tisane. Chiesto, no Carmela, c'è che uno scappa una risata. Ciao Antonio, saluti da Montello. Allora Ferruccio Antonino, un saluto dalla ditta Adamo Elettroforniture. Salutiamo la ditta Adamo, veramente elettroforniture da dove? Fabio Pio, Fabiuzzo, vieni in diretta che ti saluto e mi vince, Fabio, mua, a capo sto bacio, Fabio, da Caltanissetta, Dora Giara, ciao, vediamo, se c'è Fabio, facciamo un video tutto spontaneo, allora, c'è Fabio da Caltanissetta, cane gatti, Lucia Chilelli, e c'è pure l'amico mio Villarosano, Daniela e Antonino Macaluso. Un bacio, un piacere averti visto dall'ospedale stamattina al CUP, però non ti permette di pagare un caffè, parliamone chiaro. Già stamattina un casino, picciotti. Picciasse l'ospedale, che ci si tornelle, parlava inglese, c'è l'opera dei pope. Allora, tu trasi, ora c'ho tornello con specchio, si deve mettere la faccia del video con la mascherina e si rapo tornello. E che cosa piva? Parlava in inglese e manco si rapiva da porta. Mi sono informato e c'è un video, veramente. C'è del ridere e del rudere. Allora, dopo io mi ammarrai la faccia così, come se avesse una mascherina e si rapo tornello. C'era un cristiano, una fila di anziani, che chiede, dopo porca miseria, l'ospedale di Enna, siamo siciliani, siamo italiani, e la voce era solo in inglese. Io non capivo niente l'inglese, l'anziano non capisce niente. Porca miseria, l'ospedale di Enna si deve modernizzare, a mettere la lingua italiana, a dire, mettere la faccia sulla destra, sullo schermo, e la mascherina capiglia l'impronta e si rapo tornello. No, lo diceva in inglese, fammi sferire, lo diceva in inglese. E c'era una fila di anziani che effettivamente per rapersi il tornello di vetro per entrare all'ospedale e effettivamente avevano guai. Ora, morale della favola, faccio un appello all'ospedale di Enna, che la lingua in inglese non funziona per trasere l'ospedale da parte di sotto, c'erano questi tornelli che l'anziano effettivamente erano tutte da riaporta, porta, mica ci poteva mettere per fare un tornello a mafacce. E dopo c'era bisogno, basta che pigliavano un cristiano, lo mettevano già e levavano. Parliamo all'aeroporto, che era pieno di tornelle, da boh. Ma insomma, Antonio Ospedale, ciao Antonio, Zenzo del Limone, Vincenzo, carissimo, amico mio, un saluto pure zio Ture Bulldozer, ciao Nicola, Zenzo del Limone, mi dice fare qualcosa per i bronchi. Allora, bronchi c'è, come si dice, l'eucaliptus per i bronchi, respirare per gettare i sgracchi per i fumatori è buono, l'eucaliptus. Per la gola c'è zenzero e limone, il zenzero funziona, ma è eccitante, stai attento ad una cura, se la pressione è alta, effettivamente non è fare abuso per la gola, perché dopo ti sale pure, che ti voglio dire, il zenzero è eccitante pure sul punto di vista dell'umanità, sia della donna femmina sia dell'uomo maschio. Ora quando dicete che significa uomo maschio e donna femmina, non lo posso dire che è in diretta, perché la donna femmina è femmina, l'uomo mascolo è mascolo. Vabbè, qui la varicchia capisce e spirito mi capisce, non capisce non ci posso fare niente. Quando io dico effettivamente, quando si deve prendere una tisana di rosmarino
per dimostrazione per alleviare i dolori della donna, e dico donna femmina, non tutte le donne hanno dimostrazione, le donne femmine hanno dimostrazione, parliamone chiaro. Quando io dico donna femmina, significa che effettivamente gli altre cose d'inguggio. Gli stai parlando giusto. Ci sono donne che effettivamente, che sono donne ma non hanno dimostrazione, che diventano donne e sono, diciamo, vabbè, capito? Per tutto rispetto. Allora, per la pancia gonfia, abbiamo detto, pigliettare pirita, basta fare una tisana di finocchio ingranato, picciotto. Finocchio ingranato e addauro. L'addauro adavo nei piccerilli per pigliettare pirita e per andare di corpo. L'addauro significa alloro, alloro in italiano. L'alloro è fondamentale, picciotto, pigliettare pirita, aria e scorreggia. Ognuna parola tinta, ma perché quando era piccino io e eravamo nichi, tutta la mia generazione, le nostre mamme ci davano una pampena da davoro, acqua goduta, e quella pampena da davoro era miracolosa e ci facevano andare di corpo. Perché, porco silenzio, perché la nostra mamma ci arrivava con il latte materno, quando si abbeliava si ci ingruppava il latte, s'abbeleava, e noi anche per esempio ne vivevamo latte aggruppato, in senso che lo potevamo digerire, e per digerirlo ci voleva l'addauro. Allora lo conoscete, allora Giovanni con lo zenzero, allora no, zenzero e limone se da fare. Ciao Rosi Morciaro, Salvatore Stagnito, Giuseppe, le scorregge stanno provocando il cambiamento climatico. Allora, un saluto da Ciluzzo, Antonio Lala, Giuseppe Greco, bravo, concordo, Piadauro. Giuseppe, visto? Ciao Giuseppe. Pure tu penso che tua mamma ne dava questa addauro, in senso che per sbloccare lo stomaco, che avevamo i colichette per andare di corpo, eravamo stitichi, che la stitichezza è che non puoi fare, diciamo, la cacca, e che succede? Bevendo la tisana di addauro ti sbloccava lo stomaco, ti faceva digerire. Era questa la cosa principale. Ora, morale della favola, questo addauro l'hanno togliuta, come si dice? Togliere. L'hanno toglierla? L'hanno levata, per venire i Millingon ora sono, sì. I Millingon io non ero piccerete, sono medicine che effettivamente i Millingon a Dauro la usano più. Filippo Marchese, allora qualcosa per mal di denti o dentista, pigliate naglia e tatere, però è buona la malva per i denti, la malva. Saluti Carlo Ferrigno, Franco Milanista, come Forza Milan sempre. Carlo. Nicola Lucchese, un grande saluto, grazie del zenzero e limone. Rosa, la Rosa Annalisa, ciao zenzero, un numero 16, grazie. Allora, Giuseppe, ciao Giuseppe. Allora, Giuseppe Giannotta. Allora, ma piglio più arrotare e cacare. Ma chi? Carmela Peril, anche la tisana con la buccia di limone. Allora, mente e prezzemolo, ottimo per la digestione. Sì, basta che ci sono tutti questi ingredienti. La mente è buona per il colon irritabile. Allora, qui avevi il colon picciotto, il colon... oppure soffre di emorroide, una bevanda rinfrescante alla menta, picciotti. La menta è una tisana per il colon, va, un muscolo dati, per il colon, chi soffre di colon irritabile. Parliamo di chiaro. Io vi sto dando come se fossero... è normale, o Milan, Ferrero. La foglia d'olivo pure, la foglia, bravo Giuseppe, bravo, complimenti. La foglia, fare un decotto di foglie d'olivo, si leva l'infiammazione dei denti pure. Picciotto, Carmelo Cugino!
Saluta, saluta, talentaliare, saluta Fabio Ratto. Mamma, ok. Non male lo stomaco. Mamma, ok. Mamma. Okay. Ma che borde, mamma? Okay. Che borde? Che borde? Okay. Che è una scimmia. Che? Che è una scimmia. È una scimmia? Mamma scimmia. Ciao, ma buttare scorreggio ogni minuto fa bene. Non si chiama la scorreggio, si chiama un tiro. Angola, premuta. Aspetta, saluto da Grenoble. Aspetta. Lina Innuso, ciao Lino. Giuseppe Giannotta è la voglia del cardone, vero? Fa bene. Allora, Giuseppe Giannotta, i cardone su fa bene al fegato, veramente. Il cardo mariano fa bene al fegato, veramente. O brother. Ti gira la testa, ti la chiamano con ti gira il fegato, ho fatto come casino. Ti gira la testa, perché ho fatto come. Taccato come l'altro, bene tua nonna. A me metterò curdo, va bene, mi fa che cricchi, veramente. Chi, perché ho fatto con Devana, visto com'è? La gallina. No, no, metterò curdo. Fabio Ratto, Prospero Calmagno. Poi. Saluti da Dubai, saluti da Gela, Fabio. Sgonfiato e sgonfio palloni, com'è? Allora, sgonfio saluti palloni da. Allora, Dina Vivacqua, ciao Dina. Antonio Principino, ciao Patrizio, saluta. Ehi, ah, sì. Giovanni, ciao Giovanni Mangione, hai mangiato a Rio? Giovanni Mangione. Qui vediamo su Canossi, che do? O Barbiere, che do di niente, ti ricordo che ci siamo andati. Allora, Maria Niscimende, Niscibende, saluto, Rosanna Severino, ciao. Allora, Carmela Laverilla, salutiamo, picciotte, salutiamo. Allora, picciotte, sta diretta, è stata diretta per salutare a tutti, grazie per tutte queste notizie, per la salute, la seguo sempre, grazie Carmela. Così. Giovanni Mentola, ciao, ciao Giovanni, un saluto da saluti. Allora Paolo, saluto Paolo, qui è Paolo, Paolo Pocalvani, Carmelo, esperiscono dei messaggi. Ciao Fabio! Ti arriva la richiesta, Fabio, ciao Dora. Ma vince, sono tipo da tu. Aspetta, aspetta che c'è Fabio, vediamo. Allora, Franchi, ciao, saluti da Palermo. Maria di Pace, connessione non riuscita, mi dice Fabio. Rosalba, ciao. Allora, il giorno l'ho fatta il mio geno con la scorza di limone, venne tutto pomeriggio. Ammalone. L'olore di pace, va bene, eh. La salve di polizia di dente, va bene. Rosalba, ma che dici? A Davoro, se aveva a Davoro, togliendolo se si fece male la panza. Ascolta, mi pare una cavolata. Ascoltami, stasera devo fare una tisana diversa, ricetta, grazie. Allora, c'è quella dell'origano. Origano, l'origano è buona. E tante. Allora, l'origano, la tisana di origano, picciotti, quando non sapete che il mondo sconosce veramente. Tisana d'origano, che da quando non sapete, veramente pulizia, sia il fegato, sia i cose biliari, insomma, tutte cose, provate la tisana di origano. Allora, per sgonfiare lo stomaco, picciotti, uso la tisana di addauro, con la scorza d'arancio e il finocchio ingranato. Allora, Beduse, Gaetano Barca, ciao. Allora, picciotti, per cose allora delicate, io posso dire, so che mangio io, tutto quello che produce la terra, la carne morta, una volta la domenica e la pizza sabato. Da lunedì a venerdì si mangia tutto quello che produce la terra. Io posso dire, consigliare, che ti vado a mangiare, ma sempre ci vuole un dietologo. Ciao Rosalba. Allora, un dietologo, io assumendo i tisane feci, dopo un'ora dopo i pasti, pranzo e cena avevo i tisane e provato, io ero 120 kg, oggi sono 84 kg, con 1,78 m, 1,79 m, centimetro più, centimetro meno, è stato cadendo chi all'olare, capito? Allora, significa che i tisani mi hanno funzionato, ma io effettivamente mi hanno una dietologa pagato, ci voleva fare casino. Antonio! Allora, ho pagato
ci vuole fino a pappagallo. Mi ha fatto finire. Insomma, ho pappagallo comincia a fare casino. E forse adesso fa Allora. Allora, Adauro e scorza di limone è buona anche per acidità e come digestivo, visto Giuseppe? Eppure con la scorza d'arancia è buonissima, picciotto, veramente. Antonio Greco e Giuseppe Greco, dolce. Paolo Maltese, ciao, sei un grande, viva Villarosa. Marisa e Francesco Giunta, ma perché le fave quest'anno ritardano? Allora, Villarosa incominciano ora, dopo 15 in poi qualche fava per frittella l'abbiamo. Perché zona collinare, zona montana, zona marina, in senso da parte del mare, anticipano almeno un mese e mezzo prima. Maurizio, grande, ciao Maurizio, paesano mio, grandissimo, veramente pizzaiolo che il mondo sconosce, ma io obbergio. Veramente, ecco, i miei messaggi tutti sentiti, come mai se ne è chiamato tutto? Giuseppe Gianola, Maurizio, Maletisana, Agata Lorre, ciao, sono Franco, cosa mi consigli per il male di gambe? Mal di gambe, picciotto. Mal di gambe, questo è la circolazione del sangue, può essere viene varie cose. E questo a tagliare, quando ci sono i gambe che mi fanno male, o la schiena, oppure sono le vene varie cose, picciotte, e questo mi può dare aiuto. Dopo ci vuole i cutter. Io me le sono levate le vene varie cose, ne avevo due, eredità di mia mamma. Io ne avevo una a destra, una a sinistra, una mi fece operare. Dopo 6 mesi mi fece operare l'auto. Sono di Castelvetrano, ciao Samuele, Romano, Marco Guglielmo, ciao. Per l'appendicite, cosa mi consigli? Mangiare leggero. In bianco per 15 giorni. L'appendicite è un'infiammazione, picciotto. Dopo quando c'è da operare, salvate. Ma mica signor dottore, picciotto. Forza Mila, Rosa Peruso. Picciotto, ma mica sogno io, dottore, che mi dice appendicite, cose come. Il dottore, l'ospedale sta requirendo. E io, ma le tisane, quelle comprate. No, picciotto. Allora, tutte le tisane. Aspetta un attimo, un toccato talento. E c'è qui tutte un po' di erbe, là io qua, un attimo, un toccato su talento. Non c'è, che ci Un toccato su talento. Ma ci sono io della Raven. Ma perché fa quello scritto no? Ma quello scritto no? No, No, ho scritto no. ma le tisane, quelle No, come buono, sono oh no. voglio una tisana. Chi? Allora, picciotto, levati di qui. Mamma! Allora, picciotto, Che succede? levati, Ma devi vedere levati. Allora, la foglia. picciotto, le tisane, effettivamente, chi stai a Dauro, visto? È già secca. Chi stai a Rosamarino per femmine, per le mostrazioni. Io le tisane, morale dalla favola, io ce l'ho in bevinza. E chi sta picciotto? Questa è la spaccapietre che si mette da una carta per la protezione. La spaccapietre, che è Caingia, serve per i calcoli renali, picciotto. Io non soffro di calcoli renali, ma io favorisco le persone per quelle che hanno di bisogno. Pur essendo connaio calcoli renali, io 2 volte alla settimana per prevenzione mi faccio la tisana della spaccapietre. È buona per gli uomini mascoli, in senso per la prostata, eppure per le donne, per i calcoli renali. Parliamo di calcoli. Allora, chi stai la spaccapietre, picciotti? La spaccapietre. Dopo ci sono dei barattoli, c'hai l'origano e ho finito un granato che già è fatto. Questi qua si pigliano e si fanno da pignata, mai al microonde. I bustini non funzionano. Allora, i bustini dei supermercati non hanno da cosa, diciamo, che sono. Allora, per avere una buona tisana, picciotti. Chi stai a Rosamarino? Chi sta qua? Chi stai a Dauro? C'è un chiavolo che si muove. Allora ci vuole. È la camomilla. La camomilla è per dormire e per rilassare.
Se ci metti il dito ti ammazza, vero? No. Prova con il dito. No, io voglio essere un ninja. Io ti insegno a fare un ninja, però io ti dico, io sono il dopo. No, no, vai, vai! Ma forti sono! No, no, no! Allenamenti al muro! Buttarsi di là! No, buttato sì! Di là! Di qua! Ancora chiamano che sto venuto un granato picciotte vi sta facendo una chiamata porca miseria e mi chiamano da WhatsApp sono in diretta porca miseria ma che fa io lo vedo che sono in diretta che mi chiama. Ma cosa da pazzo c'è di essere il senso sono in diretta ma io lo saccio se si pigliano il pennello scadute qualcuno vedo che stanno a diretta allora picciotto questo è il finocchio ingranato proprio il finocchio ingranato si piglia in ottobre per sviluppare pirita scorregge aria. Capito? Io sogno in diretta. Non lo vedo che sono in diretta. Non lo vedo. Ma deve essere il senso, veramente. Picciotto, scusate, arrivano chiamate. Mi cattò un cellulare personalizzato, un altro cellulare. Faceta la colletta e mi ha cantato un giallolare per rispondere. Mizzaca, mi hanno chiamato 5-6 volte. Quando mi chiamano, dai, c'è la telefonata.